Buonasera, bentrovati alla nostra trasmissione Una casa per la famiglia. Questa sera in graditissima compagnia del presidente FIAIP della Spezia, Valeria Ricci. Naturalmente, tanto per essere chiaro, questa sera per dare un po' il quadro generale del mercato immobiliare. Devo essere proprio sincero, ci auguriamo che le cose migliorino, ma soprattutto, questo lo dico dal punto di vista diciamo della proprietà edilizia, il fatto stesso che il Parlamento sia tornato indietro sulla proposta del catasto patrimoniale e abbia mantenuto quello, diciamo aggiornerà semplicemente il catasto, diciamo invece quello attuale, cioè basato sulla rendita, ha determinato e determina sicuramente una certezza per i proprietari immobiliari decisamente migliore, cosa che non so se prima, ma poteva in qualche modo spaventare. Quindi ringraziamo naturalmente tutte le forze politiche a livello romano che anche su pressione di Confedilizia hanno alla fine fatto cambiare idea a Draghi, che non è proprio il massimo fautore della proprietà edilizia e dei benefici 110 e quant'altro, però nonostante la capacità indubbie. Però andiamo nel dettaglio e quindi abbiamo voluto il presidente della FIAIP, che è l'associazione degli agenti immobiliari professionali maggiormente rappresentativa sia a livello italiano sia naturalmente a livello locale, di darci un quadro di quelle che sono le situazioni, qual è la situazione attuale del mercato immobiliare e anche quali sono le prospettive, ma anche quali sono i problemi, perché purtroppo come presidente c'hai anche quelli da risolvere. Intanto il quadro generale del mercato immobiliare, naturalmente. Intanto buonasera a tutti, grazie per l'invito. È la mia prima volta appunto in questa trasmissione, quindi ringrazio ancora Luca Damian. Diciamo che il mercato immobiliare della città, della nostra città, della provincia è in linea ed è in crescita ed è in linea con il trend nazionale. Proprio la scorsa settimana è stato presentato a Roma l'Osservatorio Immobiliare Nazionale della FIAIP in collaborazione con Enea, con l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie. E da questo confronto è emerso che nonostante la pandemia, nonostante la guerra, quindi fattori sicuramente negativi che abbiamo dovuto sopperire in questo periodo, la casa resta sempre il bene rifugio per eccellenza per le famiglie italiane. Infatti nel 2021 abbiamo toccato all'incirca 750.000 compravendite. Molte, veramente molte, un numero assoluto non. E diciamo un più 34% rispetto al 2019 e un più 24% rispetto al 2020. E, quindi c'è quindi stato il trend è sicuramente il trend positivo. È positivo. Quello per quanto riguarda la vendita, quindi aumenti veramente notevoli. Sì. Ecco. Invece per quanto riguarda i prezzi, come siamo? Ora, i prezzi, i valori di mercato sono leggermente aumentati. Abbiamo una crescita del più 3%, anche se varia naturalmente in base alle zone. Certo. E soprattutto diciamo che c'è stato un lieve aumento rispetto invece alle compravendite, certo. Ecco, alle transazioni. Sono aumentate molto, i prezzi sono... Sì. Sono rimasti più o meno stabili rispetto... E il fatto del benefici che il governo ha dato alle giovani coppie o comunque ai giovani per fino a 36 anni per poter... ha favorito o sta favorendo sì. L'acquisto? C'è molta più richiesta di giovani coppie che appunto cercano la casa, l'abitazione principale, anche se appunto il mutuo Consap, quindi prima casa certo. Al 100%, non sempre si riesce appunto a finanziare quasi tutti appunto questi ragazzi, proprio perché a volte vengono richieste dalle banche determinate garanzie e quindi non è sempre così facile. Okay. Qual è l'elemento che più diciamo blocca l'emissione, diciamo l'erogazione del mutuo? È sicuramente il discorso del rapporto rata reddito e poi anche okay. L'ISE. Anche quello che viene, okay. Ecco, una situazione che sì, viene tenuta, sì, sì, insomma, sì. Un parametro che viene tenuto in considerazione. Perché il fatto che diano sempre un massimo un 30% della, sì, quello sì, rimane, sì, indipendentemente sì. Che si sia garantito. Perfetto. Ok, quindi questo è l'elemento diciamo che più... Tenendo conto che anche io ho figli giovani, so che all'inizio in effetti i redditi sì, proprio sì. Elevatissimi non sono.
questo per, quindi una, diciamo, una visione relativamente positiva, diciamo, del mercato immobiliare. Le problematiche invece che oggettivamente ci sono e che dovete affrontare. Noi come FIAI Pla Spezia, è vero, ci sono delle problematiche, però siamo positivi, siamo ottimisti, Oh, bene. anche per quanto riguarda, vabbè, il 2021, facendo un raffronto con il mercato nazionale, è stato sicuramente c'è stata una crescita notevole, anche perché nel 2020 le nostre agenzie immobiliari sono state chiuse per un determinato Certo. periodo, quindi diciamo che nel 2021 siamo riusciti a recuperare tutto quello che non è stato fatto nel 2020. Esatto. E sono diminuiti i tempi di vendita, quindi Ah, ottimo, questo ottimo, sicuramente è un ottimo. ottimo fattore. E negli ultimi segnali, anche con un confronto con colleghi appunto in città e in provincia, c'è stato anche un piccolo calo dell'offerta, quindi vuol dire che c'è una diminuzione proprio delle case di Ah, vendita, caspita, delle case da vendere, questa quindi vuol cosa è. dire che Questo potrebbe essere un elemento positivo sui prezzi, ma quindi un po' meno se sì. uno compra. Ecco, i disegni futuri, in particolare, diciamo, la volontà dal punto di vista professionale, la FIAIP è sempre stata tra, anzi, l'associazione, diciamo, maggiormente rappresentativa proprio per questa sua volontà di crescere, di aggiornare professionalmente. Impegni, so che ne avete messi, Sì. diciamo, so che fate parecchie conferenze, parecchie, Conferenze, se, sì. ecco, che, qual è il, diciamo, quindi per il futuro che cosa il presidente che cosa vuole realizzare, Ma diciamo. allora, noi siamo come Consiglio Provinciale, siamo molto attivi in quanto portiamo avanti appunto l'operato svolto dai consigli precedenti, quindi siamo molto ben consolidati e radicati sul territorio. Poi il nostro compito è quello di formare gli agenti immobiliari, quindi tanta formazione, di dare a loro servizi qualificati proprio per rendere quindi il lavoro quotidiano, giornaliero delle nostre agenzie uno strumento quindi utile e facilitare il lavoro di tutti i giorni. E poi cerchiamo di fornire degli indirizzi comportamentali, legislativi e inoltre anche proprio di dare quindi un'adeguata preparazione professionale. Questo è il Certo. nostro compito. Poi come realtà FIAIP La Spezia rappresentiamo circa una sessantina di agenzie immobiliari su tutto il territorio e da sempre abbiamo sempre colloquiato, insomma, parlato bene con le istituzioni e con tutte le associazioni di categorie che fanno parte del comparto immobiliare appunto Certo. dello Spezzino. Benissimo. Un'altra cosa Sì. importante, visto che oggettivamente tu lavori anche sul mercato, diciamo, del settore della Lunigiana, visto che purtroppo storicamente è sempre stata legata alla Spezia, però Certo. formalmente è provincia di Massa. Il mercato immobiliare lunigianese invece, visto che sono molti anche quelli che ci vedono, diciamo, in quelle zone, com'è a confronto a quello spezzino? Per il momento, anche proprio dall'inizio del 2022, lo potrei definire come un mercato immobiliare dinamico, anche perché, oltre che residenziale, che insomma i nostri segni positivi ci sono sempre stati nel 2021 e ripeto anche proprio in questo anno, da gennaio 2022, c'è una grande affluenza di stranieri. Di stranieri, Ottimo. quindi una riscoperta dei borghi, Bene. quindi veramente anche stranieri, non solamente inglesi, ma ungheresi, polacchi, sì che proprio probabilmente dal conflitto magari si avvicinano nelle nostre zone, ecco. E poi la Lunigiana è sempre stata vista quindi come un'appendice della Spezia e un punto strategico proprio perché siamo vicini al mare, in poco Certo. tempo insomma si riesce ad arrivare a Milano, Firenze e poi appunto nella vicina alla Spezia, quindi Cinque Terre, quindi il mare insomma. Ecco, un'altra cosa importante, molto semplicemente, i valori di prezzi, diciamo, attualmente nella zona della Lunigiana, sono ancora come qualche anno fa contenuti o sono Sì, aumentati?
i prezzi sono rimasti stabili, non abbiamo grandi, magari c'è la proprietà particolare, la casa in pietra che a volte... Cioè, il castello, perché... sì, il castello, che è difficile quindi dare naturalmente un valore metro quadro, si fa una valutazione certo. Con comparabile, oppure essendo un immobile di nicchia è chiaro che insomma ha un prezzo particolare e specifico. Io tra l'altro devo fare anche i complimenti alla presidentessa, perché oggettivamente ha un consiglio direttivo iperdinamico, lo posso dire per esperienza diretta, e naturalmente magari diciamo la prossima volta magari porteremo anche un certo. consigliere della FIAIP, l'aiuto. Ma oggettivamente credo che la quota maschile lì sia una minoranza assoluta, sì, se non vado errato, giusto? Consiglio di tutte donne. C'è solo un uomo, solo un uomo e tutte donne. E voi siete in quante? In sette. Quindi proprio... cinque donne e sei donne, scusa, è un uomo. Sì, quindi sì. Cioè, oggettivamente veramente siamo diventati il sesso debole. Comunque, a parte le battute, io vedo che il tempo a disposizione è terminato. Io naturalmente ringrazio il presidente della FIAIP, naturalmente, per la partecipazione. Ecco, molto semplicemente, se dovessero ricercarvi, voi avete un sito dove poter identificare le vostre agenzie? Sì, basta, basta digitare su internet FIAIP La Spezia, siamo molto attivi anche sui social, quindi su Benissimo. Facebook, su Instagram, quindi tranquillamente potete trovare i nostri recapiti, e poi c'è il sito nazionale di FIAIP, certo. quindi da lì si vede insomma quello che sviluppiamo, il nostro lavoro poi sia a livello nazionale che sul territorio. Locale. Bene, quindi sapete anche dove poter rintracciare tutte le agenzie FIAIP. Naturalmente ringrazio quindi nuovamente la Presidente, ringrazio la regia, voi telespettatori, e vi rimando alla prossima puntata, sempre naturalmente sulla vostra emittente televisiva Teleliguria Sud. Grazie e arrivederci. Buonasera, grazie.